Blitz antimafia della squadra mobile di Agrigento e della direzione distrettuale antimafia di Palermo. Arrestati 10 presunti fiancheggiatori del boss Giuseppe Falsone. È stata l'operazione cosiddetta Maginot. È stato il blitz antimafia cosiddetto Maginot e la linea Maginot fu la torre fortificata costruita dalla Francia nel 1928 per proteggere i confini francesi da Belgio, Germania, Lussemburgo, Svizzera e Italia. Dunque adesso Maginot sarebbe la torre fortificata da Giuseppe Falsone per blindare la sua latitanza in terra di Francia. Ed infatti le manette della squadra mobile di Agrigento, agli ordini di Alfonso Iadevaglia e della direzione distrettuale antimafia di Palermo, sono state strette ai polsi di 10 presunti fiancheggiatori dell'ex capo di Cosa Nostra agrigentina. 5 sono gli indagati a piede libero. Arrestati ad Agrigento Carmelo Cacciatore, 46 anni, titolare di uno stabilimento di demolizioni lungo la statale 640. Francesco Caramazza, 38 anni, e Liborio Parello, 41 anni. A Ribera gli imprenditori Carmelo Marotta, 41 anni, e Giovanni Vinti, 41 anni. Poi Giuseppe Maurello, 42 anni, di Lucca Sicula, e Antonio Perricone, 41 anni, di Villa Franca Sicula. A Favara, Salvatore Monreale, 42 anni, Calogero Pirrera, 59 anni e Antonino Pirrera, al quale sono stati concessi gli arresti domiciliari per l'età, 73 anni. Sarebbe stata ricucita la fitta ragnatela che ha protetto e sostenuto l'uomo ragno di Campobello di Licata, arrestato a Marsiglia in Francia, ancora dalla squadra mobile di Agrigento, il 25 giugno del 2010. L'inchiesta ha svelato l'identità dei picciotti di Falsone che hanno favorito la sua latitanza e che gli hanno consentito, da latitante, di occuparsi di appalti, opere pubbliche e centri commerciali. Gli indagati, presunti rappresentanti delle famiglie di Favara, Ribera, Sciacca e Agrigento, rispondono di associazione mafiosa, estorsione e intestazione fittizia di beni. Ordinato il sequestro di 15 aziende per un valore di circa 7 milioni di euro, tutte operanti nel settore edile del movimento terra e strumento per infiltrarsi e condizionare opere pubbliche e private della provincia di Agrigento. Ad esempio la ricostruzione della rete fognaria di Favara, la costruzione del centro commerciale di Villa Seta ad Agrigento, della condotta idrica Favara di Burgio e i lavori di interconnessione dei laghi Gammauta, Prizzi e Castello. Giuseppe Falsone dalla Francia avrebbe impartito le proprie direttive anche tramite l'invio di mail ricevute da Carmelo Marotta in un bunker blindato e schermato per evitare così intrusioni elettroniche da parte delle forze di polizia. E lo stesso Carmelo Marotta, insieme a Salvatore Monreale di Favara, avrebbe procurato a Falsone le due carte di identità false utilizzate in Francia. I documenti sono stati falsificati con i nomi di due ignari dipendenti delle imprese di Marotta e Monreale. Il clan avrebbe garantito a Falsone anche i covi a Naro, Rivera e a Palazzo Adriano, gli ultimi prima della trasferta a Marsiglia. Le estorsioni e i danneggiamenti, ad esempio Monreale, Pirrera e Parello avrebbero piazzato una bottiglia di benzina nel cantiere per la ricostruzione della rete fognaria di Favara. L'intimidazione sarebbe stata compiuta per costringere il titolare di un'impresa ad assumere gli operai segnalati dalle cosche. Ed ancora, Salvatore Monreale, Giuseppe Maurello e Antonio Perricone, così come sarebbe scritto in un pizzino, sequestrato il 5 novembre del 2007 nel covo di Giardinello a Salvatore Sandro Lopiccolo, avrebbero pressato per ottenere i subappalti ai lavori di interconnessione dei laghi Gammauta, Prizzi e Castello. Ed ancora, Giovanni Vinti di Ribera si sarebbe intestato un escavatore da 50 quintali di proprietà di Falsone. La mafia a Cosa Nostra della provincia ha da un certo punto di vista un'efficienza militare perfino superiore, Cosa Nostra agrigentina, Cosa Nostra trapanese, di quella palermitana che ha subito colpi più duri, e anche la reazione
della società civile si avverte in modo più palpabile. A Palermo mi sembra che l'Agrigento stenti a decollare. Confindustria, come sappiamo, a livello siciliano, ma anche a livello certamente anche nella provincia di Agrigento, è impegnata in prima persona il presidente Catanzaro in questo senso. Credo però che queste prese di posizioni forti e coraggiose abbiano difficoltà a penetrare in una provincia dove l'imprenditoria prevalentemente, la mia sensazione, preferisce convivere con la mafia.